ce lo dice in modo un po' indiretto, perché venendo nel nostro cuore ci fa sentire che siamo amati da Dio, siamo amati da Dio, non siamo così nel mondo per caso, ma il Signore ci vuole bene, ci ha pensati. Allora adesso facciamo una breve preghiera per preparare il nostro cuore a questa grazia, a questa esperienza bellissima che viene quando il Signore vuole, quando Lui viene a noi. Ecco, dobbiamo sapere per fede, perché la parola di Dio nella tradizione della Chiesa l'ha sempre insegnato, che il nostro esserci nel mondo non viene dal caso e neanche dalla decisione dei nostri genitori, che probabilmente volevano un figlio, probabilmente, ma non sapevano se veniva sto figlio, se era maschio o femmina, soprattutto la persona che sarebbe stata concepita. Ecco, a questo livello profondo, no? Del concepimento di noi, di qualunque persona, interviene una volontà di Dio precisa, piena d'amore, che ha un disegno e una volontà che ci sia una nuova persona, che sia proprio io. Ecco, questa è una cosa profonda e bellissima. Allora, mettiamo in un esercizio di preghiera questa verità, che la mia esistenza non viene dal caso ma viene da Dio, perché Lui mi ha voluto e mi vuole, e mi vuole bene, mi vuole per amore. L'esercizio è questo. Padre Santo, io ci sono perché tu mi hai voluto. Io ci sono perché tu mi hai amato. Io ci sono perché tu mi ami immensamente. Questo che abbiamo detto è una grande verità che poggia proprio sulla rivelazione che Dio ha fatto da più di 2000 anni. Adesso noi la ripetiamo questo, no? Con un piccolo atto di fede, anche col desiderio che questa verità entri profondamente nel nostro cuore e nelle nostre convinzioni. Padre Santo, io ci sono perché tu mi hai voluto. Perché tu mi hai amato. Perché tu mi ami immensamente. Ecco, adesso dobbiamo ripeterlo questo un po', non solo per impararlo, ma per sentire un po' la potenza di questa verità che ci fa uscire dal mondo, perché nel mondo c'è una confusione, un non senso della vita, una cosa impressionante. Padre Santo, io ci sono perché tu mi hai voluto. Perché tu mi hai amato. Perché tu mi ami immensamente. Adesso voglio farti una domanda. Di fronte a questa preghiera, a questa affermazione, tu ci credi veramente a questo che abbiamo detto? Ok, importante questo, e non è un rimprovero se non credi, è solo un aiuto per farti capire a che punto è il tuo cammino di fede, perché nel mondo questo non è facile credere. Soprattutto chi ha una vita travagliata oppure un po' orgoglioso, non è tanto facile. Quindi adesso noi lo ripetiamo, tu piano piano osserva com'è il tuo cuore, la tua mente, se riesci a dirlo con convinzione, con semplicità di cuore.
Padre Santo, io ci sono perché tu mi hai voluto. Perché tu mi hai amato. Perché mi ami immensamente. Grazie, o Signore, di questo mistero. Aiutami a eliminare ogni idea contraria. E a riposare su questa grande certezza. Se ci pensiamo bene, questo è forse il più grande mistero della nostra vita. Prima che noi esistevamo, senza che noi facessimo nulla per meritare di esserci nel mondo, Dio stesso ci ha pensati e voluti, non semplicemente come uomini o donne, ma come persone. Dio ha voluto me tra migliaia di esseri che poteva anche pensare e creare. Ecco, e questo, se tu ci credi e ti ricordi, dà un senso nuovo alla nostra vita. Un senso nuovo: io ci sono perché Dio mi ha voluto. E questa volontà di Dio non è un fatto che riguarda il passato. Diciamo, tanto tempo fa, quando il Signore ha creato il mondo, ha detto: voglio che ci sia anche Padre Medeo. È qualcosa che agisce attualmente nella tua vita. Cioè è una volontà permanente di Dio che ti tiene nell'essere. Se Dio non volesse che tu abbia una vita permanente, tu cadresti nel nulla, eh? E tra i mille esseri Dio ha pensato a te. Allora, puoi trovare una strada per scoprire l'amore di Dio da questa semplice verità. Se io ci sono, se io vivo, è perché Dio mi vuole, perché Dio mi ama. Non è solo un meccanismo, siccome sono capitata nel mondo, ormai c'è la sua legge, va avanti da solo. No, no. Il mondo va avanti perché Dio lo sostiene nell'essere. Non ha una forza autonoma, ha delle leggi sue, senz'altro, anche... Ma queste leggi vengono da Dio e noi ci siamo ancora oggi, 28 di maggio del 23, perché Dio ci vuole. E quando noi impariamo questa verità, da questa coscienza viene una esperienza che Dio mi vuole, e quindi anche esco dalla solitudine del mondo. Se si rompe questa fede, questo legame con Dio, noi cominciamo a vagare nel mondo, gli affetti umani non ci bastano perché abbiamo un cuore fatto per un amore infinito. E se si taglia questo legame con Dio, poi la vita perde senso, come uno che deve andare a trovare una meta nel buio. Quando invece risorge in te questa fede, questa certezza, piano piano tu scopri che sei amata da Dio, sei accompagnata da Dio, non sei sola, perché colui che ti ha dato l'origine ti accompagna nell'esistenza. E questa è una cosa bellissima, è una cosa bellissima. Quindi ti invito di tanto in tanto a ripetere questo. Questo anche sarebbe un regalo da fare ai tuoi figli, perché i nostri ragazzi, i nostri giovani respirano l'aria della cultura moderna, che è una cultura...
natura, quasi senza Dio in molti ambienti. Quindi non hanno, ecco perché i ragazzi nostri, come è capitato a Fratel Biagio, aveva tante cose, ma c'era un vuoto nel suo cuore, mi sentivo vuoto, perché il senso della vita non viene dalle cose che hai, neanche dalle lauree, neanche dagli amici potenti che puoi avere. Il senso della vita viene da questa relazione profonda con Dio che ti ha messo al mondo, per dire così. Allora ripetiamo questo esercizio e spero che non solo ti faccia bene, ma che possa impararlo, perché è una cosa potente. Padre Santo, credo che ci sono perché mi hai voluto, perché mi hai amato e continui ad amarmi immensamente. Dammi un senso nuovo della mia vita e fa che possa conoscere il tuo amore. Che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Io ti dico che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Vedrai la gloria di Dio. Vedrai la gloria di Dio. Vedrai la gloria di Dio, vedrai la gloria di Dio. Ecco, vorrei che scoprissi, oppure diciamo diventassi più consapevole di un brutto nemico che a volte c'è nel tuo cuore e anche di un sentimento buono, amico, che a volte ci può essere. Il nemico qual è? È la rabbia, l'ira, che qualche volta si può esprimere in un modo eclatante all'esterno, quando uno molto arrabbiato dice brutte parole, fa... poi magari gli passa dopo poco. Poi altre volte quest'ira invece non si esprime così, rimane nascosta nel nostro cuore, latente, come un risentimento. E di solito questo è peggio della prima, perché dura nel tempo ed è capace di avvelenare i tuoi pensieri e anche la tua vita, fonte di tristezza, eccetera. Allora è intanto prendere coscienza di quello che c'è, perché anche questo manco all'origine non è neanche una colpa, è una cosa brutta, ma non è una colpa, perché dipende un po' dal carattere. Qualche volta lo spirito del male, che ha proprio dei diavoli specializzati nell'ira, fomenta questo, portando alla mente, all'immaginazione, pensieri, immagini che fomentano l'ira, l'alimentano. Ecco. Quindi rendersi conto, diciamo, di come sta il tuo cuore, come facciamo l'igiene del corpo all'esterno, ogni tanto dobbiamo avere cura dell'anima, del cuore, vedere cosa c'è nella mia mente. Ecco, se io facilmente sono arrabbiata, sono risentita, magari nessuno lo sa, però io posso saperlo, e allora devo... come si dice, prendere coscienza di questo, non è una cosa buona, anche se hai mille ragioni per essere arrabbiata, ma questa ira fa male, non tanto a chi ti ha fatto dei torti, fa male a te. Quindi avere cura per spegnere questa ira. Come si fa a spegnere questa ira? Dice padre, lei fa bene, fa presto a parlare, ma sono meccanismi profondi, non è tanto facile questo. Comunque, qualcosa si può fare.
È lo Spirito Santo in verità che può spegnere questi sentimenti brutti quando viene in noi, perché lui ha una potenza per scendere alla radice del tuo io, della tua personalità. Ecco, quindi già il fatto di sapere questa difficoltà, presentarla al Signore, chiedere il suo Spirito, già questa è una via di guarigione. Chiedere lo Spirito Santo che viene a risanare il nostro cuore, a riordinare i nostri sentimenti. Questa è una cosa. Poi un'altra cosa, devi un po' svegliarti e osserva come si alimenta l'ira. L'ira si alimenta con alcuni pensieri relativi all'origine dell'arrabbiatura. Mi sono arrabbiato perché mio marito mi ha fregato dopo tanto tempo, conti in banca qua e là. Allora, questo ricordo, quando risale alla mente, alimenta l'ira. Se tu vuoi che quest'ira non cresca, devi allontanare questi pensieri, e quando vengono spontanei, perché vengono da soli tante volte, appena ti accorgi, un bel no, no, io non voglio morire di rabbia. Quindi, Signore, pensaci tu, di una bella Ave Maria, apri gli occhi se stai dormendo a letto, accendi una luce e metti l'attenzione a qualche altra cosa. Non alimentare l'ira, perché questa ti distrugge. Ecco, allora chiediamo al Signore questa grazia. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Consegniamo a te, o Signore, i sentimenti che disturbano la nostra vita. Col tuo Spirito riordina il nostro cuore e la nostra mente. Perché possiamo godere la tua pace. Ecco, questo è un sentimento brutto, ma a volte nel nostro cuore c'è anche un sentimento bello, che è un sentire di essere amati da Dio. Noi proclamiamo che Dio ci vuole bene con la bocca, con la mente, ci poggiamo sulla fede della Chiesa che ci insegna, ma questo già basterebbe di per sé. Però non è completo in un certo senso. Qualche volta il Signore ci aiuta in questa fede generando un sentimento soave che ci fa sentire il suo amore, sentire. Questo è importante perché tocca una parte profonda della nostra personalità. Non possiamo generare da soli questo sentimento, possiamo agevolarlo un po'. Poi quando lo Spirito Santo ce lo vuol dare, noi dobbiamo goderlo. Questo è un sentimento molto buono, che mette un'impronta in tutta la persona che siamo amati da Dio. Adesso facciamo un canto che esprime questo desiderio. Donaci, Signore, questo sentimento di essere amati da te. Diciamo una volta. Donaci, oh Signore, questo sentimento di essere amati da te. Quando nasce questo sentimento dobbiamo fare il contrario di prima, cioè trattenere quei pensieri che lo hanno generato. Spesso questo sentimento si accompagna dei pensieri di fede, quelli noi li dobbiamo trattenere, meditare, ricordare, riesprimere, perché più noi ci fermiamo su questo, più questa esperienza mette radice in noi. Adesso facciamo un canto che si ispira a questa verità.